Fermi, fermi. Prima di iniziare con il video, vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video per supportarlo. Iscrivetevi se non siete iscritti. Non vi preoccupate se non capite la cronologia del video. Dato che ho registrato questo video in 3 giornate differenti, diviso il video nella prima parte in cui acquisto il nuovo oggetto, in cui monto il nuovo oggetto sulla moto, e la terza parte in cui, oltre a, tra virgolette, testare, naturalmente più avanti testeremo il nuovo oggetto su strade più adeguate, andiamo insieme a Samu e Jacopo al raduno della CS Crew, in cui la moto vincerà il premio come moto più bella. Per vedere come ho vinto questo premio, ragazzi, a voi il video. Benvenuti ragazzi in questo nuovo video dello Sguarnista. Questa volta siamo in un luogo diverso, cioè siamo in macchina e non siamo vicino a casa nostra, ma siamo bensì a Bergamo. Sono in compagnia di Garla, che sta regolando una cosa abbastanza particolare. Questa volta è una cosa abbastanza seria, una modifica per la moto abbastanza seria che riguarda il punto 29 aprile, dopo praticamente tutto il viaggio che c'è stato dopo il Suzuki Day, sti cazzi, abbiamo deciso appunto di salire fino a Bergamo City per prendere, per ritirare questo pezzo, e adesso ve lo mostro per bene perché è uno spettacolo, cioè si illuminano gli occhi. Non è vero, amico, ciao. Allora, come potete vedere è una... Adesso metto gli sbrilluccichini, tipo il numero qua sotto, chiamate l'800-344. Una bomba frenante 16-18 della Brembo, con tutti gli accessori e quello che ne consegue per il montaggio. Accessori sti cazzi, è soltanto la roba per montarla, se no monta questa senza. C'è la parte più importante del kit. Cioè? Cazzo, me ne frega della pompa, scusami. Andremo a montare. Naturalmente, siccome non ci sta all'interno dei panemani originali, dovremo modificare anche quelli. Cioè, no, cambiare proprio, dimmi. È meglio se iniziano a scappare, perché quello da cui abbiamo rubato la pompa freno della, cioè la moto da cui l'abbiamo rubato, mi sa che tra poco viene a riprenderci. Quindi scappa. Va bene, raga. Addio. Ci vediamo dopo. Via! Col freno a mano. Grande. Poco tempo fa mi è arrivata la pompa 16-18. Montata, è stato semplicissimo. Quindi faccio tra virgolette questo mini tutorial. Un piccolo suggerimento appunto per chi deve montarla sul 701. Questa è una pompa 16-18 con l'adattatore. L'adattatore corto, ho attaccato qua sotto l'idrostop. E lateralmente ho attaccato con la vite originale. Quindi non c'è bisogno di prendere quello per forza con la vite, ma solo questo pezzettino con appunto che è l'adattatore. Due rondelle, l'attacco del tubo e funziona perfettamente. Ho fatto lo spurgo prima dalla pompa, poi per essere sicuri l'ho fatto anche dalla pinza che vedete qua sotto. Così si monta perfettamente la 16-18, ragazzi, è una cosa stupenda. Ma raga, ma che cazzo? Non lo so. E vado per spegnerla. Vabbè, c'è il tastino, capito, però? Basta, basta. Non si toglie più ora, ma perché? Sono cambiate un po' tante cose, diciamo un po' tantissime rispetto agli ultimi video. Questo perché? Perché grazie a signor programmazione sono riuscito comunque a fare determinate modifiche senza però svelarvi nulla, a meno che non seguite Instagram o Telegram. Quindi chi non segue questi social non saprà nulla, quindi il link li trovate giù in descrizione. Ma dobbiamo andare a Castelnuovo Scrivia a incontrare, oltre ai ragazzi di Castelnuovo, anche i New Edition Biker che saliranno per noi fino a Castelnuovo. Quindi ci beccheremo là in fondo insieme a Samu con la sua Dorso Duro 750 e con Jacopo, che avrete visto sicuramente prima. Fatemelo sapere nei commenti. Potrei fare un video in cui elenco tutte le modifiche che ho fatto alla moto, quindi una sorta di stories come ho fatto con il 610. Allora, innanzitutto, come potrete ben vedere, abbiamo aggiunto dei nuovi paramani. Sono i paramani con l'anima in alluminio. Voi direte, ma perché hai cambiato quelli precedenti? Più che altro perché è plastica. Quindi la plastica alla prima caduta, potete aver visto naturalmente il video, si sfascia completamente e non ci potete far nulla. Ho preferito prendere qualcosa di più resistente ma allo stesso tempo bello e comodo, perché d'inverno questi paramani ti coprono dall'aria fredda, invece d'estate comunque queste parti di plastica si possono tranquillamente togliere e avere solo l'anima d'alluminio, che fa veramente comodo.
altra modifica che era più uno sfizio, diciamo, invece di una vera e propria modifica, è in realtà il manubrio. Voi direte, sì, ma non c'avevi già il manubrio, avevi detto che non era piegato, eccetera eccetera. Avete ragione, il manubrio l'ho ricomprato dello stesso colore, naturalmente, perché mi faceva impazzire il colore nero, sempre della stessa ditta, cioè Nick Racing Component, perché fa dei manubri veramente veramente belli a dei prezzi più che accettabili e abbordabili. Quindi se volete acquistare, ragazzi, vi lascerò il link del sito in descrizione. Non è assolutamente una pubblicità, ma è proprio un aiuto che do, tra virgolette, all'azienda. Perché se le cose sono fatte bene, è meglio invitare i clienti a comprare da loro. E infine, altra, tra virgolette, modifica, più che altro al mio vestiario, è, come potete vedere, la tuta in pelle. Magari dopo vi farò vedere mezza foto di come è la tuta. Questo è un piccolo spoiler, possiamo chiamarlo così, di cosa accadrà più avanti sul canale, magari non a maggio. Fammi capire, stiamo andando proprio là in fondo. Molto bene. Benissimo. E già che ci siamo, come poter dimenticare la nostra action cam che stiamo usando adesso? Ce l'abbiamo sul petto e vi farò vedere qualche registrazione magari dopo, anche perché adesso da riprendere non c'è assolutamente nulla, a parte questi due eventi che non sanno passare tra due ostacoli. E appena arriviamo al raduno, sempre sperando che non piova, vi farò vedere come funziona. Naturalmente troverete tutti i link in descrizione. Adesso, ragazzi, io spengo la registrazione. Se non ci becchiamo più è perché è iniziato a piovere come se non ci fosse un domani, altrimenti ci becchiamo direttamente al raduno. A dopo. Oi, dimmi. Ok, va bene, grazie, adesso arriviamo. Ok, ciao. Ok, mi mandano in posizione adesso. Ma l'ha mandato sul gruppo. Ma se, ma quale gruppo? Ma cosa? Ma siamo in quattro persone, ma cosa? Sto morendo, raga, sto morendo. Ah, figa, sono morto, raga. Perfetto. La prima è giù. Ah, ah, no! Sì, perché ho il cambio rovesciato. La prima è giù. Le altre sono su e occhio perché ti strappa pure i peli del c***o. Molto bene. La prima è in su. E gli altri motovlogger, andiamo alla ricerca dei Pokémon. Andiamo. Andiamo. Andiamo.
schifo. Bene ciò che finisce bene, o forse no. Ragazzi, scusatemi per l'interruzione così brusca, ma dato che da quell'ora, eravamo più o meno per le 5 di pomeriggio, ho iniziato a piovere come se non ci fosse un domani, goccioloni della madonna che entravano nel casco, e quindi ho deciso di scagliare proprio nel vero senso della parola la GoPro, dato che appunto sì, è antiacqua, ma se apriamo lo sportellino per il microfono non è più antiacqua, all'interno dello zaino di Jacopo per proteggerla, sia quella sia l'adattatore, anche perché sono 70 euro di adattatore, mi dispiacerebbe un attimino. Innanzitutto ringrazio la CS Crew per avermi invitato a questo raduno, anche se devo dire molto molto piccolo. Se non avete lasciato like, vi ricordo di lasciarlo adesso. Iscrivetevi se non siete iscritti, commentate, ditemi cosa ne pensate. Ragazzi, come sempre ci vediamo nel prossimo video.